Valencia, tracciato non permanente, asfalto stradale con livello di gommatura medio-basso. Le continue accelerazioni e frenate richiedono una combinazione di caratteristiche aderenti e durate in gara uniche. Curva 5, staccata critica con fondo sconnesso che destabilizza la monoposto. Il cambio d'asfalto sul ponte e i bump richiedono ai pneumatici un'elevata aderenza per assicurare precisione di guida e il mantenimento della traiettoria ottimale anche in accelerazione, dove viene scaricata tutta la coppia motrice. Tratto misto, piena accelerazione in curva 15 che genera una combinazione di accelerazione longitudinale e trasversale che impegna mescole e carcassa. Sul dritto si toccano i 315 in settima, staccata a ruote dritte con decelerazione di 5G e velocità che scende a 75 km/h in seconda, condizione che scarica molta energia sui pneumatici anteriori, subito impegnati nella sterzatura di inserimento. Asfalto stradale polveroso. Le mescole più adatte portate da Pirelli per queste condizioni d'uso sono soft e media, che assicurano grip e degrado contenuto per affrontare al meglio questa competizione.